Oggi cosa vede Carmine Verducci dalla sua finestra? Innanzitutto vedo Brancaleone Superiore che si innalza in questa collina, quindi quello è il mio punto di riferimento. Poi, se vogliamo parlare veramente in maniera così, vedere dalla finestra oltre l'immagine, vedo una Brancaleone che deve svegliarsi, deve imparare a capire le risorse che possiede. Non possiamo stare fermi a guardare altre cittadine crescere e noi rimanere in silenzio, perché Brancaleone ha tantissimo da offrire, non solo il mare, non solo il mare, io lo dico sempre, mi accusano anche di essere più spinto verso l'entroterra, però io credo moltissimo nell'entroterra, quindi al borgo, al parco archeologico, perché ricordiamoci che è un parco archeologico. Abbiamo bellezze come la Torre di Galati, che pochi conoscono, ma che abbiamo avuto l'opportunità l'anno scorso di far scoprire, immersa in colori veramente speciali. Ed è qui rappresentata anche in questa mostra che abbiamo voluto omaggiare questo luogo veramente sconosciuto, sconosciuto anche a noi brancaleonesi. Quindi oltre la finestra io vedo un futuro, di persone, personalità capaci di far risorgere Brancaleone, farlo risorgere da questa cattiva abitudine di dire non c'è niente, Brancaleone non offre niente, Brancaleone è morto, Brancaleone per me è la vita, ma non lo dico perché rappresento questo ruolo adesso istituzionale, no, non. No, non mi vesto io di ruoli istituzionali di solito, tu lo sai benissimo, la gente pure a casa lo può sapere. Semplicemente ragiono come un figlio di questa terra che vuole bene alla sua mamma. Semplicemente questo. Qual è il momento che ricordi con maggior, diciamo così, gioia, sia da presidente della Proloco che attraverso questi viaggi, questi itinerari turistici che state facendo? Beh, innanzitutto la gioia mia più grande è quando tutti i soci condividono insieme la bellezza della riuscita di un evento, come anche questo. E lavorare tutti insieme, questa è la gioia più grande, in assoluto. Più di premi e riconoscimenti che poi sono io quello che deve sempre presenziare, insomma, no? Però la gioia mia più grande è quando siamo tutti insieme, perché la Proloco non è il presidente, la Proloco è un'unione di persone che lavorano tutti per lo stesso scopo e per lo stesso intento. Io sono contro il personalismo, l'individualismo, sono abbastanza altruista, quindi non penso mai a me. Per quanto riguarda le escursioni, è difficile dire il momento bello e il momento brutto. Ogni esperienza, così la chiamiamo, ogni escursione ha qualcosa da darci, ci consegna qualcosa. Per me la natura è come una vivere una spiritualità molto intima e profonda, e quindi questo tendo a trasmetterlo agli altri. Non essendo io una guida, ma solamente un veicolo per organizzare queste uscite, insomma, ecco, mi sento di trasmettere una terra che io amo e che la sento proprio nel cuore. È difficile, quando torni a casa la sera è difficilissimo non pensare ai sorrisi, agli abbracci. Ormai, cioè, abbiamo unito la Calabria da Catanzaro a Cosenza, da Reggio Calabria al Crotonese, insomma, ecco, guarda. Io immagino che i calabresi siano tutti una bella famiglia, siamo figli della stessa mamma, quindi questa terra meravigliosa. Ed è bello condividere anche con i nostri soci, anche appassionati di fotografia, ma non solo, condividere anche i sopralluoghi, condividere anche l'organizzazione e la pianificazione di ogni evento. E quindi è difficile dire questo è bello e quello è brutto, insomma, per me è tutto bello. Poi vivo nel mondo dei sogni, non lo so. Se tu avessi una chiave ipotetica adesso, immaginaria, cosa vorresti aprire? Vorrei aprire il cuore dei calabresi, il cuore di tutti i personaggi politici che hanno
il potere di cambiare le sorti di questa terra. Vorrei aprire appunto il cuore e dire: ma vogliamo lavorare per la nostra terra oppure vogliamo essere seduti in poltrona a parlare, a progettare? Io lo so, è forse troppo facile quello che noi semplici elettori facciamo. Quindi mettere una X su un pezzo di carta e lavarci così la coscienza. E forse noi parliamo di sogni, magari in politica tutto il sistema è molto diverso, ma credo che se ci fosse una buona politica cambierebbe moltissimo, cambierebbe moltissimo, cambierebbero tante cose. Un sassolino da togliersi. Tantissimi, tantissimi, perché quando andiamo specialmente nelle fiumare ti entrano proprio nelle scarpe, quindi questi sassolini sono molti. E qui appunto con l'installazione Il Centro della Terra l'abbiamo appunto rappresentato. Le ho viste, in effetti. Però sassolini di quelli che intendiamo, sassolini grossi, fastidiosi, in realtà ce ne sarebbero più di uno nella scarpa. E uno di questi è a favore di Brancaleone, sicuramente. Brancaleone non è un paese morto. Brancaleone è una cittadina, se vogliamo, che vive. E lo abbiamo dimostrato noi come associazioni, con l'unione delle altre associazioni di Brancaleone, perché ricordiamoci che siamo una realtà di associazioni, di 15 circa associazioni. Abbiamo sempre coinvolto le altre associazioni. Quindi la vera rivincita è questa, nei confronti di chi pensava che la Proloco di Brancaleone si era messa a fare soldi. Noi non facciamo soldi, noi i soldi e i ricavati noi li investiamo in attività culturali, come anche questa, perché una semplice mostra pensiamo sia un qualcosa di semplice, di facile, ma il dispendio di materiale e anche di risorse è abbastanza notevole. Quindi per noi i soldi non sono la prerogativa, sono un mezzo per arrivare agli scopi. E credo che con tutte le testimonianze giornalistiche, televisive, insomma, ormai la Proloco è riconosciuta veramente ovunque in Italia, con numerosi attestati di riconoscimento anche che abbiamo ricevuto e menzioni importanti su varie riviste. Abbiamo dimostrato che la Proloco di Brancaleone si è messa a fare per Brancaleone e per il territorio anche, se vogliamo. Bene, per chi non avesse, diciamo, scelto ancora Brancaleone come meta turistica, cosa aggiungiamo? Aggiungiamo che Brancaleone è dotata anche di servizi che pochi turisti conoscono perché negli anni passati non c'erano, quindi noi abbiamo riattivato. Molti dei turisti hanno già visto Brancaleone Superiore. Come io dico sempre, l'avete visto ma non l'avete sentito, perché Brancaleone bisogna sentirlo veramente attraverso il racconto, attraverso la storia che l'ha caratterizzato. Quindi noi offriamo questa possibilità. Offriamo anche la possibilità di pianificare una giornata all'interno del nostro territorio dotato appunto di parchi archeologici. Pensiamo alla Villa Romana di Casignana, pensiamo al Parco Archeoderi di Bova Marina, bellissime re realtà che oggi sono il fiore all'occhiello della costa ionica, della nostra provincia o della nostra città metropolitana adesso. Quindi altre mete per questo progetto? Il progetto sì, si sta evolvendo. Concluderemo a novembre e già a novembre ci metteremo al lavoro per il programma dell'anno prossimo. Questa è la volontà di tutti, continuare a produrre, a fare esperienze, nuove esperienze e conoscere soprattutto, ci concentreremo sui borghi per l'anno. Ecco, ti do una piccola anticipazione per l'anno 2017. Per il momento noi continuiamo sulla nostra strada. E condividendo anche altre tantissime belle esperienze, come ad esempio l'Istamit del 18 settembre, che sarà di livello mondiale. Quindi Brancaleone Superiore diverrà la star del social Instagram.
che oggi viene usato non solo dai giovani ma anche da tutte le star mondiali. Se volevo ringraziare pure ancora una volta Tonino Tringali, ma il suo cuore è veramente immenso e soprattutto lo dimostra nei confronti della Proloco, perché ha aperto le porte di casa sua e questo è la risposta a Brancaleone, che Brancaleone è un paese fatto di persone con un cuore grande. Lo disse Cesare Pavese, lo scrisse Cesare Pavese, non è vero che parlo male dei brancaleonesi, io non ho trovato una sola riga, quindi smettiamola pure di dire cose che non esistono. E poi ringraziare pure gli artisti, i fotografi in mostra qui oggi, quindi veramente ringrazio tutti, non li cito perché rischieremo di dimenticare qualcuno, come in qualche comunicato stampa magari qualche giornalista distratto aveva fatto, però non veramente tutti, loro lo sanno. Bene, ringrazio anche io a nome della nostra TV Tonino Tringali per averci ospitato in questa meravigliosa residenza, giusto? Questa bellissima location che è la sua casa. Appunto, dove soggiornò Cesare Pavese. Poi faremo vedere anche la stanza. Sì. La stanza, ma non solo, poi questo chiostro è veramente magico. Già sede di numerose iniziative che abbiamo fatto insieme ad altri organizzatori e niente. Un altro ringraziamento lo vogliamo fare anche ai soci che mi stanno aiutando nella fase di... perché dovete pensare che questa mostra è tutta in esterna, quindi prende tutto il perimetro della casa se non in parte, e quindi giustamente bisogna allestire tutti i giorni, dismettere la notte e riallestire il giorno, quindi un plauso va anche a loro che veramente stanno facendo un lavoro veramente immenso. Bene, ringrazio Carmine Verducci, presidente della Proloco di Brancaleone, per essere stato per un caffè. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, complimenti, grandi iniziative, in bocca al lupo per tutto, sarà sicuramente un successo. Grazie. E complimenti veramente. Grazie, grazie a te Anthony, grazie. Grazie, la linea ritorna alla rete, grazie a tutti voi.